Tornati allora alla minore armonica. Per ora vediamo innanzitutto quali sono gli accordi che non avevamo ancora conosciuto, ancora scoperto con l'armonizzazione della scala maggiore, e sono ovviamente quello sul primo grado, quello della scala minore armonica, che è armonizzato a quadrile. Abbiamo visto che rimaniamo in Do minore armonica, viene Do minore major 7, quindi già questo è un nuovo accordo. Quindi un accordo minore con la settima maggiore. Andiamo intanto a vedere le posizioni per questa quadrile. Allora, partiamo col primo dito, l'indice. Mignolo, anulare, medio. Con il mignolo, con il medio, suono la tonica col medio, terza minore con l'indice, la quinta con il mignolo, la settima maggiore con l'anulare. Suoniamo su tutta la tastiera come sempre. Altri accordi, ripeto, che si possono trovare armonizzando la scala minore armonica. Abbiamo visto che sul secondo grado abbiamo un semidiminuito, quindi lo conosciamo già. Il terzo grado, questo è un accordo che non si trova molto spesso, perché di solito i diesis quinta sono accordi di settima e dominante, però andiamolo a vedere un attimo. Quindi restando in Do diventerebbe Do major 7 diesis quinta. Ne abbiamo la triade aumentata, Do, Mi, Sol diesis, e la settima maggiore, che è Si naturale. Si può prendere così, partendo anche con l'anulare, quindi un'altra novità. Oppure con il primo dito, con l'indice, indice, mignolo, anulare, indice. L'altro accordo che sicuramente fondamentale, e poi vedremo anche nel dettaglio il motivo, tralasciamo il quarto grado, che è un accordo di minore settima. Sul quinto grado c'è questo accordo, sì, di settima, quindi siamo in Do, Sol settima, ma come avete visto è un Sol settima un po' particolare, perché c'è questa bemolle nona. Bemolle nona, vedremo poi che importanza ha questo accordo, soprattutto nel jazz, quanto spesso lo si trova, soprattutto nella cadenza minore del 251, che in Do sarebbe Re semidiminuito, Sol settima, spesso appunto bemolle nona, quindi l'accordo è proprio preso da questa scala. Quindi ricordiamo
accordata, dove è studiato questo accordo? Quindi un accordo di settima, ci aggiungete una nona bemolle. E volendo anche la bemolle 13, che è un'altra nota molto particolare in questo accordo, quindi sempre un mi bemolle in sol. Sempre questo accordo qui, un po' suonato con le possibilità del mio strumento. Sul sesto abbiamo l'accordo lidio, fondamentalmente, con l'unica differenza che c'è la diesis nona in questo caso, per ora tralasciamolo, e poi c'è il diminuito settimo che avevamo già visto quando abbiamo studiato gli accordi, quindi nel primo capitolo, però li ridiamo un occhio, li ridiamo un'occhiata veloce, quindi in tonalità di do minore armonica abbiamo si diminuito settima. Quindi questi sono gli accordi principali della scala dell'armonizzazione della scala minore armonica. Andiamo a vedere ora proprio la scala nel dettaglio, quindi la scala minore armonica. Per la mia esperienza musicale, dei modi, quindi scale modali della minore armonica, ho sempre studiato esclusivamente, ovviamente, la minore armonica proprio, il frigio di dominante, il frigio maggiore che abbiamo visto sul quinto grado, e volendo anche basta, sinceramente, perché per quanto riguarda la mia esperienza, mi è stato sufficiente conoscere bene queste due scale. Poi vedremo una particolarità, un'altra scala che poi porterò un esempio carino, è il sesto grado, è lidio seconda aumentata. Ci arriveremo tra un po'. Quindi queste sono le tre scale che prenderò in esame. Quindi do minore armonica, andiamo le posizioni, dito indice, la settima maggiore la prendo con il medio e l'ottava con l'anulare, col dito mignolo, volendo con il medio, un po' strana questa, non si sa mai che magari è quella che preferite. Quindi suoniamo ora tutta la scala su tutta la tastiera. Subito che la particolarità di questa scala è ovviamente il salto di tono e mezzo che c'è tra la sesta e la settima, quindi nel caso di Do tra la bemolle e si naturale. Mettiamo una base di Do minore, quindi senza settima, Do minore, così ci suoniamo quello che ci pare. Andiamo a sentire la sonorità di questa scala con la base.
Rivado sulla minore armonica. Proviamo a suonare qualcosa di decente. Allora, per ora mi fermo qui. Ovviamente sulla minore armonica ci dovremmo stare un po' di più rispetto a una scala, diciamo, comune. Non mi addentro troppo sul discorso ascendente e discendente, che spesso leggo che in realtà minore armonica diventa minore naturale quando si discende, cioè quando si fa discendente. Questo è un po' un discorso molto lungo da approfondire. Si parla comunque di casi e casi, musica classica, jazz, che poi c'è chi l'ha chiamata anche scala jazz, quindi ascendente e discendente uguale. Non mi addentro troppo in questo argomento, che è un po' spinoso, quindi vorrei confondere troppo le idee. Noi suoniamola come più ci piace, quindi sullo stesso accordo si può benissimo alternare la minore armonica con appunto il minore naturale o qualsiasi scala minore con la settima minore. E detto questo, studiate intanto l'arpeggio che abbiamo visto e la scala su tutte le tonalità. Vi segno un po' di esercizi nel PDF e poi ci vediamo al prossimo video.